Eccoci noi in diretta e allora siamo pronti a tornare da Mirko Frati che ci sta aspettando a Bologna, all'Ippodromo dell'Arcoveggio, con l'ospite misterioso, non tanto misterioso, però magari qualcuno non ha capito di chi si tratta. Allora, Mirko, ben trovato, buongiorno ancora. Buongiorno Emanuele, buongiorno a tutti. Siamo qui, come vedete dall'immagine, alla Clubhouse dell'Ippodromo Arcoveggio di Bologna. Ne approfittiamo quindi per ringraziare per l'ospitalità l'Ippogruppo Cesenate e sono qui proprio in compagnia, come dicevi tu, del nostro ospite misterioso, per modo di dire tra virgolette, perché insomma chi è che non lo conosce, però ci sono anche nuovi amici del canale, quindi sono qui a presentarvi Matteo Zaccherini, che è qui accanto a noi. Buongiorno Ciao Mara, Matteo. buongiorno, buongiorno a tutti. Ciao Matteo. Misteriosissimo ospite. Ciao Manu. Tra l'altro, Emanuele, siamo qui nella terrazza della Clubhouse che dà proprio sulla pista e tra poco, in teoria, dovrebbero scendere proprio in pista, Emanuele, come vi dicevo prima, i futuri colleghi di Matteo, perché c'è l'esame finale pratico dei gentlemen della Toscana e dell'Emilia-Romagna. Guarda, stanno Quindi, entrando in pista adesso. ecco, stanno entrando in pista adesso, quindi tra poco ci saranno le prove pratiche e quindi Matteo, qui è, diciamo, siamo nel momento finale per un gentleman per arrivare poi alla tanto desiderata voglia di correre. Io ho un ricordo meraviglioso di questa giornata qui. Noi la facemmo a Milano, fu una roba veramente speciale. Andammo là tutti vestiti di nuovo con tutte le nostre giubbe nuove. Era il 2007. Ok. E diciamo che è uno dei ricordi più belli che ho proprio della mia carriera, il giorno dell'esame pratico. Insomma, immagino l'emozione che avranno questi ragazzi, perché ormai più è fatto, è proprio l'ultimo metro di corsa prima di tagliare il traguardo. Di solito ci se la fa, gli auguro a tutti di farcela. Là solo uno non Non ce la ce la fece, sì. fece. Quindi l'emozione c'è nel momento L'emozione c'è perché oltretutto è un'attesa lunghissima. Tu aspetti 3-4 anni che facciano il bando per il Certo, concorso non è immediato. nuovo. Poi il corso dura un annetto e mezzo, quindi arrivi che sei proprio allo stremo delle forze e ti mandano in pista a fare la prova pratica. Quella teorica l'hanno già ovviamente passata a tutti quelli Passata. che oggi sono presenti. Insomma, si divertiranno, ma oggi una bella tensione ce l'hanno. Dovrebbero esserci due batterie in pista. E Matteo, appunto, approfittiamo di questo per chiederti, appunto, come hai cominciato? Ecco, quando ti è di provare a fare il corso Ma gentleman? tutta la mia storia ippica è casuale, cioè io penso sempre che sia una roba di sangue, insomma. Io non ho genealogia ippica, i miei genitori facevano lavori completamente diversi. È iniziata che mio padre il sabato e la domenica veniva a vedere le corse come una volta si faceva, era uno dei bel appuntamento fisso qui all'Arcoveggio. Io venivo e già sentivo che respiravo un'aria diversa, un'aria che mi piaceva, e anche quando mio padre ha smesso di portarmi ho iniziato a far fuga da scuola e a venire io alla mattina, quando c'erano ancora i lavori dei cavalli in scuderia, c'era Sergio Corona con i suoi americani, i primi americani che venivano, insomma. Ho avuto un percorso ippico mio. Tuo. Insomma, Quindi, non insomma, di famiglia di nessuno. famiglia nessuno, pochi mi seguono anche dopo, sì, un po' di tifo da casa, ma non ho raccolto Insomma. più fuori, ho più tifosi fuori che non. Un Quindi, insomma, un novizio proprio della famiglia, novizio, della sì, un dinastia. novizio della dinastia, e credo di essere anche lui, perché gli eredi non mi sembrano molto Molto portati, no? ferrati, Uno fa football americano, l'altro atletica e quell'altro ancora. Quindi ricordiamo, cioè, per chi non lo sa, appunto, Matteo ha tre figli, comunque, insomma, belli sportivi, no? Belli Perché sportivi, ma non non ippici, anzi, ippici. sono anche un Quindi boomer che va all'ippodromo. rimani l'unico. Rimango l'unico, sì. E tuo papà, quindi, di cosa si Mio occupa? papà Di cosa si occupa? si occupava di distribuzione di pane e farinace in un centro commerciale, in una catena di centri Ecco, commerciali. Ecco, questa è la è meglio, prova. questo è il fisco. Questa è la classica sirena di prova quando ci sono magari delle partenze richiamate, che come oppure O un cavallo in un libertà cavallo di libertà, oppure che intervento della giuria, viene scusate. promosso, E promosso. quindi ovviamente ci sono le prove che vengono fatte prima della giornata di corse, Matteo. E Esatto. quindi ecco, tuo papà faceva, insomma, Niente, quel. di
quell'attività lì. E io dopo all'inizio l'ho un po' proseguita, per una decina d'anni sono stato a banco di qualche negozio di frutta di questa catena qui. Attenzione, questa anche per chi magari sa chi è Matteo, è una news, è stato molto formativo a livello sociale proprio. Sì, Ho iniziato a conoscere una varia tipologia di persone. Il rapporto con il pubblico. Ho iniziato ad avere contatti anche con clienti ippici, che una volta che sapevano che avevo la frutta ero anche qui vicino, perché era un posto che era a un chilometro più o meno qua dietro. Sì. Per dire, uno dei miei clienti top era Lorenzo Baldi. No. Per me che Lorenzo Baldi venisse a fare la spesa di frutta da me, gli preparavo naturalmente la migliore. Cioè, quando arrivava alle primizie erano tutte per Lorenzo Baldi. Quindi tu già eri appassionato e andavi alle corse. Quindi per te Lorenzo Baldi era un idolo per noi di Bologna. Per noi allora adolescenti di Bologna o comunque prime esperienze, Lorenzo Baldi era il riferimento. Giubba rosso blu, Your Was Nightmare, Don't Tell Me No More, The Devil. Quindi, era veramente un idolo e io gli riservavo. Veniva a fare la spesa lui veniva, per me quando veniva, cioè cavolo ragazzi, io andavo e dicevo, è venuto Lorenzo a prendermi la frutta oggi. Ecco, in pista vedete inquadrati dalla nostra Paola i gentlemen che entrano appunto alla rovescia per fare la prima uscita per l'esame. Come funziona precisamente, Matteo, l'esame? Credo che facciano una prova con i nastri tradizionali, una prova con i nastri alla tedesca. Loro pensano che io magari sia venuto a fare una pisciatina sul territorio, diranno, a segnare te, questa è roba mia. Zaccherini è già lì che rompe le balle. No, in realtà, ragazzi, è casuale questa cosa. Salutiamo Emanuele Casillo. Emanuele Casillo, che sarà uno che mi dà la fastidio, secondo me. Il figlio di Gennaro Casillo. Sì, che siamo in buoni rapporti, salutiamolo. Salutiamo, sarà uno appunto di quelli che sostiene. Ci sente anche Fabrizio, probabilmente. E sarà appunto Emanuele Casillo uno dei gentlemen in pista quest'oggi. Ecco, a proposito di Lorenzo Baldi, ti volevo chiedere, visto che comunque tu hai rapporti, ovviamente, con diversi allenatori per magari i tuoi cavalli che in consegna. Il rapporto tra un Fabrizio, te che sei appunto Fabrizio, ormai dentro l'ippica in maniera insomma radicata, c'è l'amicizia, il rapporto di amicizia nell'ippica? Insomma, ci sono amicizie tue nell'ippica? No, certo, è normale. Il bello dell'ippica è che ci sono, secondo me, hai presente, certi amori non finiscono, fanno dei giri strani e poi ritornano. Ecco, l'ippica è un po' così. Nell'ippica hai un amico forte, poi succede qualcosa, che questo è un settore purtroppo dove homo omini lupus, cioè nel senso vinco certo, io, perdi sì, tu, sì, magari sì. Ci può essere uno screzio, si sta in freddi per 6-7 mesi, poi dopo si ritorna, è una roba un po' così. Nel lungo periodo ho un sacco di amici. Si riesce a scindere il rapporto di amicizia con quello dei, tra virgolette, lavorativo, magari quando hai qualche cavallo tuo in consegna da un amico, come cosa succede? No, allora, io sono un proprietario meraviglioso, a livello di proprietario, cioè non rompo veramente le balle mai, quando so che uno deve fare il suo lavoro e glielo faccio fare, mi dice lui quando il cavallo è pronto, io gli dico la corsa che secondo me andrebbe fatta. Ah, quindi okay. Dal punto di vista del proprietario sono uno col quale non si può. Dal punto di vista della gestione dei rapporti è sempre un po' difficile, ti ripeto, perché magari una volta dai la parola a uno per guidare un cavallo, faccio un esempio, la mattina dei partenti ti chiama Mirko Frati, mezz'ora prima dei partenti ti dice Zac, mi devi fare un favore, e dopo devi chiamare quell'altro e dirgli guarda, ci sarebbe un problema. Insomma, ci si prende, ci si rilascia, ma... Però appunto sfrutti appunto ad avere buoni rapporti con tutti, con tanti, insomma, che ti permette anche di essere più tranquillo. Mi permette di avere un parco cavalli ampio e di avere un parco allenatori ampio. Mi serve anche a me a livello geografico di avere qualche pedina come nel Risico, un po' in schierata, Oceania, E quindi, insomma, ti direi che in assoluto penso di essere uno che ha un rapporto e vive l'ippica anche al di fuori della corsa. Ecco. A proposito di vivere l'ippica e la corsa, che rapporto hai, Matteo, con la vittoria? Allora, questa è una domanda meravigliosa. È una domanda meravigliosa, ti spiego perché. Perché un mese e mezzo fa, quando Djokovic batté il record degli slam di Nadal e Federer, intervistarono Nadal e gli chiesero ma che cosa ha lui in più di voi? E Nadal ha dato una risposta nella quale io mi ci rivedo. Lui ha detto è più frustrato di noi.
Cioè, la sconfitta gli dà più sprint per fare le vittorie. Esatto, io sono così. Cioè, quando uno mi chiede che rapporto hai con la vittoria ho un rapporto normale. Okay. Cioè, non sono uno che gode troppo delle vittorie, che festeggia troppo, sì, eccetera. Sono uno, invece, che rosica molto e sta male molto per le sconfitte. Soprattutto le sconfitte dove ci metto del mio. Cioè, okay, le sconfitte dove più di così non potevo fare, va bene, dormo sereno. Le sconfitte dove avrei potuto fare qualcos'altro mi fanno stare male. Ah. Quindi per evitarle cerco di vincere. E a proposito, qualche magari vittoria del passato che insomma qualche che ti ricordi, insomma che ti dà qualche gioia, insomma. Alla fine della mia carriera non è che sia poi, perché ogni tanto leggo di vecchia data, cioè, no, alla fine insomma, fresco, 2009-2023, 13-14 anni di carriera, non è proprio, sì, è che però, insomma, qualche... loro tanto sono presente. Però qualche corsa un po' più caratteristica, no, tipo no, certo, Grassi. No, ti dicevo, quindi ho già un bel palmarès, ovviamente, però sì, insomma spero di ampliarlo. Mi manca qualcosa, mi manca un Federnat, che ho mancato in modo incredibile con Linda Di Casei a Napoli, che sì, avrei vincere un Federnat con Linda Di Casei, penso che sarebbe stata... Sì. La un'emozione, gioia incredibile. Un'emozione incredibile, non mi è toccata. Mi manca il campionato italiano. Sì. Quest'anno diciamo che è il mio obiettivo prioritario, okay, perché sono riuscito a passare alla selezione Emiliano-Romagnola, che già lì, visti i rivali... siete un bel club. Siamo un bel club noi. Quindi ci provo quest'anno, sarebbe una roba alla quale tengo molto, molto, molto. All'estero? All'estero ho vinto in Francia, ho vinto in Svezia, ho vinto in Austria. Quest'anno hai fatto insomma un buon risultato. Quest'anno sono arrivato secondo nella Coppa dei... Senti mo, Kaiti? Sì. Già... Piano, piano, su. Questo è la voce dello starter Kaiti, perché i gentlemen in questo momento stanno per simulare la partenza con i nastri. Direi che fanno la prima partenza con i nastri, secondo me. Adesso vediamo, se rimangono in pista fanno la tradizionale, se vanno nella bretella fanno la tedesca. E intanto appunto ma quel giorno a Vincennes, il 28 gennaio quest'anno, era una corsa con la macchina, ma era la Coppa Europea degli Amatori. Era la Coppa Europea degli Amatori, siamo arrivati secondi, una corsa che avevamo vinto più o meno quando si chiamava Prix de Saint-Claude nel 2012, allora, sì, con Ramses Duvoudon. E questa insomma è stata una corsa comunque abbastanza emozionante, che ti hanno dato delle belle sportellate. Porca madonna, mi ero messo nella posizione migliore, come ho pensato, guarda dove mi sono messo, che bravo. C'era uno di dentro che mi ha dato una sportellata, che mi ha ributtato in terza, quarta ruota. Quindi insomma, era... Questa è Ramses Duvoudon, penso. Sì, questa è la prova del 28 gennaio. Ah, è questa qua, sì, sono quello là che starnazza, sì, sì. Insomma, io quale mi ero messo. Quale sei, Zac? Diglielo per i nostri amici. Secondo che me ci sono guarda. Quello in con testa, la giubba gialla e chiuso, rossa. Sì. Con sì, la giubba sì, gialla sì, e rossa. Sì. Quindi, insomma, anche lì a Vincennes non è facile. Non è facile, però è una pista che incredibilmente mi trovo a meraviglia. Cioè, nel senso, praticamente non esco mai dal marcatore, ho già tre vittorie. Mi trovo bene, non bisogna entrare nello strappo. Adagio. Ed è, vedi, fanno una tradizionale. A proposito di Vincennes, proviamo dei nastri tradizionali, però quindi sono diversi un po' dalla partenza di Vincennes. Ecco, se girano così nelle corse ufficiali, non benissimo, ecco, però fanno bene oggi, prima, giornata gente. Certo. Fanno bene, prima... oggi, fanno bene oggi nell'esame a non dar troppo nell'occhio, lì il primo che gira è quello che rischia. Girate tranquilli, perché dopo, va di dopo lei, lo starter... Va di lei, ragioniere, va di lei. Lo starter ci fa un po' di ramanzina, quindi fanno vedere di essere dei bravi ragazzi. È andata bene, la tradizionale dai, è andata bene. Dovrei girare. Dovreste girare. Hanno un po' posticipato, Emanuele. È stata un po' una paraculata questa girata, via. Emanuele hanno un po' posticipato. Quindi dicevamo, ecco, per quanto riguarda, voglio finire magari con questa domanda che mi era venuta a mente in viaggio stamattina. Quando hai iniziato a fare il corso, avevi magari delle aspettative? Sono rimaste le stesse durante il passare del tempo, oppure magari c'è stato qualcosa, qualche avvenimento, qualche accadimento che ti ha fatto cambiare rotta? No, sinceramente ho sempre avuto mentalmente una linea, che è stata quella di cercare di raggiungere l'eccellenza della mia categoria. Non ci ho nemmeno messo, grazie a un parco cavalli nel 2010-2011 clamoroso,
e non ci ho nemmeno messo troppo, ti sono sincero, perché comunque se tu consideri che ho iniziato a correre nel 2009 e il primo frustino l'ho vinto nel 2010, eh no, sei stato bello fresco, una gran gavetta non l'ho fatta. È chiaro che il Matteo Zaccherini che guidava nel 2010 non è il Matteo Zaccherini che guida nel 2023. Okay. La testa che aveva il Matteo Zaccherini nel 2010 non è quella che ha nel 2023, per fortuna, in pista soprattutto, sto parlando, fuori così così, ma in pista è cambiata. E mi fa piacere di aver sempre ambito, ti ripeto, all'eccellenza. Cioè io vedevo come Michele Canali, come Alessandro Raspante, Marco Andrea Zaccaria, i gentleman napoletani bravi, Maisto, eccetera, come dei punti d'arrivo. E insomma, direi che ci sono arrivati. Quindi ricevamo prima un club Emilia-Romagna. Il club Emilia-Romagna è fortunato perché abbiamo una storia, credo che abbiamo più del 50% secondo me dei frustini italiani vinti. Insomma, è iniziato Michele, anche prima di Michele, Fabroni e altra gente. Guardiamo un attimo prima. Ah, sì, qui c'è la guardiamo prima la tedesca, Emanuele. Se sono un po' più pavidi. Alla tedesca. Vediamo. Adagio. Se sono un po' più coraggiosi. Adagio. Ormai per chi guarda le corse è una voce inconfondibile. Occhio. Vediamo. Entrati giusti, ragazzi. Vai ragazzi. È andato davanti l'uno, quindi partenza c'è qualcosa che non va. Vanno uno e due al via, quindi è da rivedere. Su questa partenza con i nastri della tedesca ringraziamo l'ippodromo per la sua ospitalità, è sempre un piacere perché comunque l'ippodromo di Bologna. Ma è andato il numero uno, l'ha presa seria. Sì, vuol tenere il vantaggio. È una chicca perché insomma è sempre una struttura ben tenuta e sempre all'avanguardia, quindi è stato un piacere fare questo primo collegamento. Ci spostiamo, Emanuele, nel cuore della città, perché insomma lo Zac è bolognese vero, quindi oggi vi farò vedere un po' dei miei ambienti, dai. Quindi andiamo a vedere più tardi un altro posto molto interessante. Siamo proprio nel cuore di Bologna, sempre qui in compagnia di Matteo Zaccherini. Ci troviamo all'interno dell'osteria Il Podestà, siamo proprio vicinissimi, siamo in centro. Questo è un luogo particolare per Matteo, perché comunque, ora ce lo facciamo raccontare, siamo nel cuore della sua città e poi è un posto a cui è particolarmente affezionato e legato, vero Matteo? Sì, questo diciamo, se prima eravamo nel polmone di Bologna, anche un po' il polmone verde, Zarcoveggio, zona Corticella, qui siamo veramente nel cuore pulsante, siamo a 30 metri dalle due torri, a 40 metri dal gigante, insomma, siamo a casa, per un bolognese qui è essere a casa. E questo è un luogo, appunto, dicevamo, a cui sei particolarmente affezionato, perché diciamo che è proprio una tua base, possiamo dire così. Un luogo meraviglioso, perché si festeggiano le vittorie, e quindi quando si vince si viene a festeggiare, e ci si ubriaca per le sconfitte, per dimenticare le sconfitte veniamo qui, beviamo finché non ce ne dimentichiamo, quindi quando ho bisogno di vengo da Fausto e mi resetta tutto, il bene e il male. Qui siamo appunto nel... Poi insomma. Appena siamo entrati ci è rimasto negli occhi questa scritta illuminata che c'è proprio dietro di noi e si sta senza parlare. No? Guarda, questa scritta per noi bolognesi rappresenta una delle iniziative più belle che ci sono state sicuramente nell'ultimo decennio. Sì. Nel 2019 il Comune di Bologna, per dare fondi al coso dei bambini del Sant'Orsola, sì, ha deciso di tappezzare via D'Azeglio con delle scritte luminose sotto Natale. E il primo è stata la canzone L'anno che verrà di Lucio Dalla. Praticamente tu giravi per via D'Azeglio e c'era il testo della canzone illuminato a Natale praticamente. E alla fine del periodo natalizio è state messe in vendita le frasi. E quindi ovviamente... E c'è stato all'inizio cioè sempre tutto in beneficenza e sono andate via per cifre... Iperboliche, per fortuna, certo, per fortuna. E Fausto, che ovviamente non mancherà mai, risponde sempre presente, ha preso una tra l'altro delle scritte più indicative della canzone. Sì. E l'anno dopo l'hanno ripetuto con Nessuno vuole essere Robin di Cesare Cremonini. Bellissimo. Insomma, è veramente un'iniziativa meravigliosa, che ho visto che dopo qualche altra città l'ha copiata, insomma.
È bella, riempie il cuore, scalda il cuore, insomma, beneficenza fatta così e poi rimane, insomma, Rimane. perché quello è un tatuaggio dell'Osteria del Podestà, è il tatuaggio dell'Osteria del Podestà. E qui, Punto Matteo, siamo nella famosa via, viene chiamata la Via delle Stelle, no? Questa è la Via delle Stelle, la centralissima. Se ci affacciamo qua in Via degli Orefici, ci sono Ora tutte le stelle apriamo. dedicate alle passate, alle persone importanti di Bologna. Qua Proprio sotto, davanti a proprio noi. davanti a noi, c'è Lucio Dalla, quindi proprio corsi e ricorsi storici. E a proposito di stelle e Via delle Stelle, lì c'è l'angolo Zaccherini, perché insomma, Sì, ragazzi, qui. e Fausto, oltre che essere mio amico, eccetera, è anche il mio sponsor, perché Ecco, diciamolo tutto. diciamolo pure che mi copre anche qualche spesa di vestiario, insomma, non fa mai Ottimo. male, non Eh fa mai no, ma male. è Non copre d'accordo. solo me, lui insomma è uno che ha la passione di Vediamo. sponsorizzare lo sport Poi in generale, a dopo glielo parte che se dopo lo chiediamo. chiamiamo Sì, ce lo dopo spiegherà lui. ce lo facciamo raccontare Però ecco, meglio. questo tu sai come sono legato a Bologna io, insomma, te ne Appunto, parlo volevo arrivare a sempre. questo. Siamo nel cuore per la bolognesità, per La te bolognesità per me è radicata al 100%, cioè nel senso che il mio sangue è bolle di Ippica e bolle di Bologna. Bolle del Bologna, bolle della Fortitudo, bolle di tutto ciò. Bologna è una città meravigliosa perché è una città grande, ma è una città piccolissima. Cioè nel senso tu hai dei riferimenti fissi, te li porti dietro per tutta la vita, c'hai i colli, c'hai il centro, c'hai il Crescento, insomma. Bologna è piccola e fa sì che alla fine tutti quelli che vengono a Bologna se ne innamorano. Bologna è un po' la Napoli del nord, hanno sempre detto. Noi siamo, anche per via dell'università, abituati da secoli ad accogliere, e siamo abituati a guarda, guarda che meraviglie che ci sono qua un mix, un intorno. bel mix. Siamo Siamo abituati, dimmi. stati tra l'altro prima a fare una passeggiata nel centro, Siamo stati prima a Matteo. fare una passeggiata, il tempo era anche abbastanza bolognese, Sì, abbastanza ti dirò che ti grigetto. abbiamo fatto trovare un tempo bolognese, ti ho portato in un posto romanticissimo Infatti dove pensavo è che il volessi telefono, fare una dichiarazione di in partenti, realtà è invece il che telefono senza dichiarazione. fili che abbiamo noi sotto un'arcata qua a Bologna, lì ci Bellissimo. porti le filarine quando all'inizio vuoi fare bella impressione, ti ho portato a te, fatti due Sì, ma esatto, facciamo una domande, riflessione. fatti due Vabbè, domande. il nostro rapporto è comunque un rapporto di amicizia, Sì, quindi possiamo assolutamente. fare anche il telefono senza Assolutamente, finta possiamo di fare anche il noi. telefono senza E fili. comunque in centro tu, proprio perché dicevi che Bologna è comunque una città grande, ma allo stesso tempo piccola, ti sei trovato, insomma, quando giri per il centro, ci siamo fermati prima, c'erano Ascolta, persone che ti fermavano. esatto. Guarda, quella è una cosa della quale è una cosa che l'Ippica mi ha regalato. Allora, un po' il fatto di aver servito 10 anni a banco la frutta, te l'ho Ti detto che mi conoscono. conoscono. Un po' perché anche storicamente. Ho fatto 8 anni di superiori perché Ah, l'hai presa con l'ho preso con calma, calma, ho qualche ripetuto 3 partenza volte e ho fatto richiamata. 7 anni di rappresentante di istituto, quindi già allora Eri già carico. a livello ero già conosciuto. E poi l'Ippica alla fine ha sfondato la porta. Cioè quando vado in un supermercato per dire, ecco, a Ecco, a proposito. proposito di. Sento delle voci amiche, Ecco, sta ho arrivando. fatto anche il timbro della voce in calare e quindi io direi che con un bel tagliere di formaggi Ecco, tiriamo su tutta la vedi perché ti situazione. dico che. Noi siamo belli, a Bologna siamo belli. Si parlava di amore, no, credo? Sì. Sì. Guarda Salutiamo che qui. pensiero. Ha una certa storia Romagna Zaccherini, non solo a livello sportivo, ma chiudiamo la parentesi. Intanto salutiamo e ringraziamo Fausto De Rosa, che è il Grazie. proprietario dell'Osteria al Podestà, e lo ringraziamo per l'ospitalità. Allora, la mia casa è la casa di tutti. Io ho cercato di costruire questo ambiente, mentore della mia ormai lunga esperienza, cercando di creare un luogo dove c'è il cibo buono, perché ormai adesso è È diventato quasi importante. raro questa cosa, e creare un ambiente che assomigli di più a una casa, perché io non sono con quegli standard, quei ristoranti troppo bianchi, con tutti questi arredi moderni. Qui c'è un po' di tutto, c'è un po' di storia bolognese. Ovviamente vedete queste cartoline, io ormai Bologna ovunque. E poi l'amico migliore che potevo incontrare è Matteo, che lui di bolognesità ne sa tanta. Da Quindi. quanto tempo, insomma, ormai siete un E po' il da. rapporto di amicizia che da Sì, quanto sì. dura? Io non conoscevo benissimo in profondità questo tipo di sport, benché io sono nato tra l'ippodromo e un campo sportivo. Quindi
Qui ci sono le coppe del calcio, ma prima o poi dovevo entrare in questo mondo e Matteo penso che è una persona che lo vedete, io lo vedo quasi quotidianamente, è così, sia nel suo ambito dello sport ma anche fuori, non se la tira, posso dire così che non se la Sì, tira. si può Ed è dire. questa, che io sono fatto così e ci siamo trovati subito. E poi gli ho detto una cosa, dice guarda, quando noi se dovessimo iniziare questo sodalizio ti chiedo una cosa, Zic. Zac, vincere. Sì. Oh, non mi sembra. Ti ha preso in parola. Madonna, forse anche troppo Mi perché. dicono che prima delle corse, il giorno prima, la sera prima, insomma, fai anche da motivatore, da mental Sì, gli coach. mando sempre qualche messaggino. Ovviamente devo sempre creare il momento adatto perché comunque ho anche due bimbi, però un messaggino per lui c'è sempre. Qualsiasi cosa io faccio, che sia a mangiare fuori con i miei genitori ieri sera, che stia guardando la mia squadra, se so che il giorno dopo o il giorno stesso Zac corre, non c'è. Un messaggino di carica alla molla bisogna che glielo È diamo. giusto. E appunto la tua passione va a spazio, appunto. Sei arrivato nell'ippica, però sostieni anche lo sport In in generale, generale. sì, assolutamente sì, perché io credo che sia la maggiore motivazione che si può fare. A volte si incontrano delle realtà sportive dove comunque non hanno tanti denari, come diceva anche Zac che stavo ascoltando, gli do una mano perché è uno sport dispendioso e ci sono attività in cui proprio le sponsorizzazioni non ci sono. C'è stata una piccola parentesi che ho fatto anche con il nuoto per i bambini. E gli fai le mute, gli fai gli accappatoi. Questa è una cosa bella perché dà motivazione. Io penso che quando uno si mette dei colori e ha uno sponsor, ma che dietro c'è una famiglia, qui siamo in 12 a lavorare in questa casina qua. E quando vince, vinciamo tutti. Quando perde, beviamo. Quindi, C'è sempre c'è un chiedo po' di scusa secchezza. perché qui mi sembra un tavolo troppo poco. Bisogna che Allora, mettiamo qualcosa. ti aspettiamo e quindi insomma, È così, Bologna, Fausto, sì, hai visto? Fausto è una persona eccezionale, guarda, bastano pochi minuti È così, è per così. vedere, È quindi empatico, è come diceva empatico. Fausto, quindi lo sport come per lui diceva è l'Ippica, ma comunque per te Bologna, insomma, calcio, basket, Basket City è Bologna, il calcio è insomma in Serie A, quindi insomma E te lo poi vivi lo stiamo andando sport anche alla anche tu grande. a tutto tondo. Vivo lo sport a tutto tondo, non ho mai cercato gioie da altre parti, anche se sarebbe stato più facile e sono convinto che da anziano il fegato sarebbe stato molto meno Molto provato, provato. però insomma Bologna e Fortitudo, pur nelle loro disgrazie, però sono Quest'aquila che quelle e vola, quelle sono. quest'aquila che vola. E poi non è facile tifare per queste due No, squadre, esatto. perché tu sai che la Bologna VIP è un'altra cosa, e invece insomma la Fortitudo è sempre quel gradino un pochino, e quando ci sono delle vittorie è come se avessimo vinto. Facciamo vedere pure ecco, la bottiglia che ci Questo è un buon propone. Sangiovese, siamo qui vicinissimo a Bologna, siamo qui sulle colline Per forza. Emiliano-Romagnole. Boh, come anche tutti i salumi, questi sono dei salumi, ma non è semplice scegliere anche lì, perché c'è una grande gamma, una grande battaglia, diciamo così, però bisogna scegliere i salumi buoni, perché se fai brutta figura è finita. Hai scelto quindi salumi buoni e anche il gentleman buono da Direi di sì, sponsorizzare. poi anche un bel gnoccolone, voglio dire, nel senso, parliamoci chiaro, ogni tanto guardo qualche ragazzotto lì che corre, però insomma lui anche esteticamente, io gliela butterei così, anche un po' un grande fratello, un'entrata così, Ma è sul cammino vero, di Mughini, insomma, voglio dire. ma è vero che insomma, tua figlia è diventata una grande appassionata Come no? di ippica? Ma come no? Perché poi ho il mio suocero che lui è un frequentatore, quindi. E quando la domenica io purtroppo sono a lavorare e niente, lei si mette lì a bordo pista, guarda e quando vede lui parte che parte e gli salta addosso, poi lui gli fa fare il giro in alto e questa è una cosa bella. Ma inizia già a sentire questo fermento e noi abitando lì vicino ci tocca fare questo girettino che ormai è diventato una cabala. Ah, perfetto. Ma secondo te, Fausto, nella Via delle Stelle, quando metteranno la E stella a speriamo Matteo il più tardi Zaccarini? possibile perché di gente viva in quelle stelle ce n'è poco, quindi volevo dire. Quindi,
Allora Sì, aspettiamo. aspetta, non c'è niente di ferro a portata di mano, questa è una lega, ma insomma un po'. Diciamo la stella viene sempre messa dopo tante cose che succedono alla fine di una Si la carriera. meriterà, dici, fra un Ma io po'. Cosa penso deve proprio. combinare No, me la ancora sono già per meritare? meritata, dai, Beh, per parliamoci me sì, chiaro. Ah, magari non ecco. tanto grande, non è, Una però stellina, la una stellina. stellina ci sta. No, Io no, porto anche certo. un po', cioè, ci bisogna accompagnare anche con della piedina e friggione, Ecco, attenzione. quindi ora. Vabbè, noi No. beviamo intanto perché io un po' di Certo. secchezza ce l'ho. Sì, facciamo un brindisi a Alla proposito, un salute. altro rosso-blu che ci sta guardando, appunto Ah, è vero, Emanuele. Cagliari, Cagliari. Quindi, insomma, sentiamo il parere di Matteo, che come, insomma, cosa ci puoi dire del vino? Il vino è un sangiovese non sbaglia mai, insomma, poi da cosa, da digiuno, è proprio il massimo. E questo è il friggione, è un classico ormai Quindi diventato facciamo anche un po' di cultura. un Vieni pure, contorno, siedete pure con certo, è un noi. contorno bolognese che io ho voluto rivisitare perché io credo che le tradizioni siano il miglior ponte per il futuro. Tante volte ci andiamo a inventare dei piatti con delle situazioni veramente strane e per me penso che la cucina più buona e più saporite sono quello che ci hanno tramandato i nostri nonni. Quindi faccio ancora il ragù con un certo numero di ore di cottura, si usa solo il pomodoro buono. E in questo caso il friggione, che io lo vedo benissimo combinato con questi taglieri, era il piatto povero dei contadini, perché anche quando non c'era il pane, nell'orto cosa avevi? La cipolla, il pomodoro e il peperone, quindi erano quegli ortaggi e si facevano cuocere, cuocere, cuocere così tanto che diventava quasi questa zuppa che poi l'accompagnavi e mangiavi solo questa, ma è buonissima, è squisita e quindi insomma io sono per le cose semplici, ecco insomma non mi piace vantarmi e la stessa cosa, lo stesso carattere lo voglio mettere qui nella tavola, qui non c'è piatti Nouvelle Cuisine, un tortellino, due, qui ti faccio delle Qui a cozze, delle Smania, robe. Qua a Smania. si pensa in grande, Si insomma. pensa in grande, sì. Giustamente, con lo Zac non si può fare Ma no, a altrimenti. parte che riempirlo tutto ci vuole un quarto d'ora, 20 minuti più degli altri, ma poi ci vogliono dei piatti buoni. Io quando mi alzo da un ristorante ho fame, c'è qualcosa che non va. Quindi ecco, sponsorizzando lo Zac, avresti praticamente potuto sponsorizzare due guidatori normali, Sì, dal direi di punto di vista sì. Probabilmente sì. delle capacità di appetito. Però non ho altri occhi che per lui, ma Diglielo, non so. ti avrebbero dato le soddisfazioni che ti ho dato È io, vero, Diglielo. Anche in due insieme. Ti piace vincere, come dicevamo prima. Assolutamente sì. E la stessa cosa che ho chiesto anche a questi ragazzi, ma non pensavo che una persona così, perché poi c'è molta competizione nel suo Certo. sport, perché poi non è solo le capacità singole, devi guidare qualcosa che magari non è tuo e quindi le tue Bravo. capacità È vero. di coniugare la sinergia che ha il cavallo e te, e quindi è una vincita doppia, perché qui tu lo sai, tu ti organizzi anno per anno, scegli dei giocatori importanti, i risultati prima o poi vinci. Ma il cavallo non è che ci puoi parlare di oggi vai forte. E lui l'ha fatto, io ho detto guarda Zacchi, io voglio fare questa cosa con te perché è un mondo nuovo, però voglio che vinca. E L'ha lui ti fatto. ha preso in parola. Io non Ma so cosa gli dice ai cavalli, ma secondo me li fa girare tu bene. sei scaramantico un Un po'. pochino sì, infatti vedi che la mano sinistra la tengo sempre nascosta. Non è libera, non è libera. E invece tu, Matteo? No, Quindi ti posso no. dire, insomma, quest'anno possiamo dire che Vabbè, quest'anno ci è un siamo. dato Cioè, oggettivo, non è no. neanche tanto da essere Neanche con i scaramantici. jolly della Ce l'abbiamo Maura Beer fatta. È Challenge la prima dell'altro. volta che vinciamo che novembre-dicembre possiamo già iniziare a È bere, ecco. vero, è vero, È la perché prima ci sono volta, stati abbiamo degli anni dovuto veramente tripolare, a punto, ma veramente a punto, cioè sembrava una cosa, un derby infinito. Che poi anche questo per me rafforza di più. Anch'io, quando ho aperto il ristorante 10 anni fa, ce n'erano 30 ristoranti in meno, ma io non mi sono scoraggiato perché è proprio la competizione. Più mi apre un ristorante, più io cerco di inventarmi qualcosa di diverso. E secondo me lui ha fatto uguale. Quell'anno che arrivò secondo, guarda che ti dico per un po' di tempo era meglio che non lo chiamavi, però ha fatto sì che dopo si è preparato e ha fatto qualcosa di speciale.
Possiamo fare un brindisi? Facciamo un brindisi, giusto? Intanto facciamo un brindisi e chiediamo a Emanuele se vuol fare intanto una domanda per lo Zac. Emanuele. No, innanzitutto Zac, Noi ma chi se ne brindiamo frega di alla Zac? salute. Fausto è l'aspetto fondamentale del pomeriggio. Ah, vuole fare la domanda a te, certo, no, Emanuele. Chi se ne frega di Zac? Avvertite Fausto. Hai ragione, Mano, tanto mi vedi tutti i giorni. Gliela giriamo noi, Emanuele. Avvertite Fausto che Senti, senti. Assomiglia un po' a Sean Penn, Emanuele. Assolutamente. Aspetta, gli passo anche a lui l'auricolare, già che ci sono, perché vuole parlare con te. Chi è? Sì, grande. Emanuele Carmona, Emanuele da Roma. Le dimensioni sono Emanuele. Un po' Grazie. Quelle di Zac, 1,88, diciamo, mangio anch'io per due. Le sue. Non corro, però insomma sono tante passioni. Anche lei è un omone. Sì. Mi permetto di darmi, sono permesso di darti del tuo e ovviamente ti chiedo di darmi del tuo perché sennò mi fai pesare la mia età che ormai, insomma, capelli bianchi irreparabili, però quello che volevo dire, Fausto, che presto verrò a trovarti, questo tutto questo preambolo è per dire che comunque sia mi hai fatto venire a colina e quindi con Zac o senza. È un onore per me. E quindi sarò verrò a provare la cucina bolognese. Questo era la prima cosa. Assolutamente sì, lì questo è il mio campo. Grazie Emanuele. Lì ti chiedo quando verrai a trovarmi, sì. Lasciami libero, un po' come il giocatore, come facevo sì, Reale, sì, perché sì, dopo io tu ti siedi, ci penso io va a darti bene. Una carrellata di cibo va buono. Bene, va bene. L'altra domanda grazie, invece... Grazie Emanuele, grazie a voi perché siete stati veramente una bellissima cosa. Grazie, grazie Fausto. L'altra domanda invece è per Zac. L'altra domanda? Torniamo un po' sul tecnico, torniamo un po' sul tecnico perché d'altra parte... Passiamo all'auricolare. Okay. Aspetta Emanuele che i nostri... Mezzi tecnici, eccolo. Ti senti, ti ascolta nuovamente. Adesso un paio di domande ce l'ho per te. Allora, la prima, stavo vedendo un po' gli effettivi della Limitless. Ti sei un po', diciamo, parecchio allargato, possiamo dire? Ce ne sono veramente tanti, però devo dire che... No, possiamo dirlo, diciamo che come... Vai. Zac, mi senti? Vai, Zac. No, devi dire, no, finisci pure. Devo dire? No, devo dire che sono tanti, però c'è... Manu, allora, ascoltami, gioco forza. C'è tanta qualità anche, c'è tanta qualità e volevo collegarmi a... Ho aumentato la qualità. Cioè, alla vittoria a Domingo Barbieri ha fatto un numero impressionante. Io non insomma, a Roma ne ho visti tanti di cavalli buoni passare, sì. Però ieri quello che ha fatto Domingo Barbieri io l'ho ripreso, sai, poi quando li gioco e li prendo mi diverte ancora di più rivedere le corse, anche cronometrarli. Io ho 2,25 da start. Io ho tirato giù 2,25 e 2. 2,25 è spaccato. Io uguale. 2,25 e 1, uguale. 12 l'ultimo chilometro, uguale. Ha fatto tutto all'esterno. C'è un cavallo che fa sognare questo. Ci racconti un po' la storia di Domingo Bar, come nasce, era già in tenda Alessandro Cocciatore, con Alessandro è un ottimo rapporto datato. Ieri per dire hai sgambato molti suoi cavalli, ti succede spesso, insomma c'è un qualche cosa che va oltre l'ippica, no? C'è un'amicizia da tempi certo, no, immemori. Sì, no. C'è a prescindere dai cavalli. Come è nato l'idea di comprare Domingo Bar? Direi che è stato un acquisto azzeccato. Ascolta, è stato un acquisto azzeccato, ti dirò di più, senza neanche troppo merito. Cioè, nel senso, senza neanche troppo merito è perché mi è stato proposto, ok? E quindi Gianluca Morghese, che è un mio carissimo amico, mi ha telefonato e mi ha detto: Zac, guarda, abbiamo i puledri, dobbiamo andare via un po' di cavalli da corsa, c'è un parco di cavalli che vorremmo dare via, e c'era lui, c'era Candido Jet, se ti interessa qualcosa... E io ho detto: guarda, Candido Jet è una tipologia di cavallo che ho fondamentalmente, perché comunque Creso Risaia TRGF, Cris di Cavallina, anche Crono e K, ti direi, senza voler offendere nessuno, no? Sì. Ho detto: Domingo Bari, in effetti, un cavallo buono di 4 anni non ce l'ho. Ci siamo accordati col prezzo e non ho cambiato nulla, cioè fondamentalmente. Il cavallo ovviamente l'ho lasciato lì da Alessandro. Ho trovato due soci che hanno diviso l'altra metà del cavallo, che sono Renato di Roma e il grande Ricky Merenda, anche lui amico storico di Alessandro, oltre l'Ippica. E niente,
stati più fortunati che bravi, ecco. Ma ogni tanto ci vuole anche quello, no? E Beh. ieri ha fatto una roba che io sono uno che di solito il passo più lungo della gamba, ippicamente parlando, non lo faccio mai. Anzi, tendo a stare sempre anche come programmazione verso il basso. Però ieri, francamente, finita la corsa, ho detto, ragazzi, io non credo che sia una bestemmia dire che bisogna trovargli una corsa in Francia, francamente, dopo ieri, perché stare qui a tribolare con la programmazione italiana per un cavallo che ha due corse ogni mese, Una volta arrivati a un certo adesso numero di apre il somme meeting di vinte, Rare, sinceramente un si può paio di volte là pensare. ci si può anche pensare, e ci penseremo e lo faremo, ecco, se ha salute. Ah, quella sempre, quella è fondamentale, però in effetti non c'ha tante somme vinte, è un cavallo che secondo me potrebbe, ecco, la Francia potrebbe essere un buon approdo naturale, visto l'approssimarsi del meeting di Sì, c'ha Verve. i primi di dicembre un vincitore di 70 e dopo una ventina di giorni un vincitore di 59, per dire. Lui credo che vinca 52. Comunque, niente, volevo risponderti alla domanda che mi avevi fatto Sì. all'inizio, perché ti vorrei rispondere, del perché ho aumentato la qualità del parco cavalli. In realtà, ovviamente, la pandemia ha sdraiato un po' tutti, ha sdraiato un po' Fausto a livello di Sicuramente. ristorazione e ha sdraiato un po' noi a livello Un di disastro, un mantenimento disastro. dei cavalli. Mi ci è voluto un annetto per riprendermi da quella roba, poi ho avuto un paio di incastri fortunati col lavoro e ho potuto reinvestire quello che avevo voglia di investire senza che mi pesasse nell'economia. Insomma, quest'anno ho 5-6 cavalli che mi divertono. Ecco, Cris di Cavallina, Creso Risale TRGF, Crono e K, Domingo Bar. Insomma, Ci sono sono, cavalli che ci per un sono. gentleman sono tanta roba. Non farò il Federer da protagonista e faccio già adesso i complimenti all'ingegner Biasuzzi e alla famiglia Franco, che possono presentare nel Federnat BPB e Zaccon Joe. Lo potessi fare io, Lo lo faresti? farei. E Spoiler. insomma, grazie, spoiler, vabbè, Spoiler. grazie perché insomma, programmare dei cavalli del genere per il Federnat è un bel lustro per la nostra categoria. Quindi Certo. non lo farò da protagonista, ovviamente, perché quelli che ti ho detto non possono correre con quelli, però. Detto questo, la nostra categoria è tanta roba in questo momento. Cioè, ho visto che c'è anche un sacco Di di attenzione, attenzione, certo. di gentleman che stanno investendo anche cifre. Filippo Esposito, Certo. un altro Sì. ragazzo che è la famiglia Franco, insomma. Io, se mi posso permettere, secondo me anche Matteo, tu comunque è un po' anche, faccio sempre questo dualismo dove abito, no? Lo sport, il calcio da una parte, avere un personaggio come lui, pulito, tranquillo, lo vedi, lo fermi ed è così. Per me è stimolante anche per questa sua categoria, perché probabilmente anche queste vittorie fatte anche con cavalli che comunque magari possono essere un valore aggiunto. Quindi adesso che l'attenzione, chi ama questo sport, si sta magari focalizzando in questa categoria, penso che un po' del merito sia anche di questa persona. Certo. E questa frase di Fausto Emanuele penso sia la più bella chiosa per Sì. questa piccola parentesi che abbiamo fatto oggi. Qui saremo ora, ovviamente, i tempi televisivi ci fermano, Ma noi ci però fermiamo, noi ci fermiamo, però qui è un non piacere. state in pensiero. Staremo anche ore qua perché, e ci staremo anche Ci oggi, ma anche staremo, ci prossimamente, staremo. perché la bolognesità è veramente qualcosa di eccezionale. Io da esterno sono sempre stato abbastanza affezionato alla città, proprio per questa sua, per essere una città, fra virgolette, multitasking, che mi si permetta il termine inglese che non mi piace tanto utilizzare, però dalle tante opportunità. Da Quindi, sciutte da brodo. da Sciutte da Brodo. Quindi ringraziamo Io Fausto. ringrazio voi della vostra presenza, è sempre un valore aggiunto avere gente nuova, poi insomma è bello, è bello. Ringraziamo ovviamente Matteo per la sua disponibilità e ve lo posso assicurare, è veramente un ragazzo fantastico e anche molto generoso. Quindi per oggi è tutto, Emanuele. Se vuoi ti aspettiamo già ora, se no, insomma, prossimamente. Non scherzare, non scherzare, che Bologna è vicina, però non ci siamo con i tempi. Non Però provocarlo, non mi ci provocare. organizziamo, lo sai, ci organizziamo.
Un saluto, grazie a te Va Mirko, bene. grazie a Matteo. Ti aspetto Emanuele, mi raccomando. Senz'altro, Fausto, io sono una persona, non faccio il timido, io vengo con Zac, vengo. E magari non è timido Emanuele, ma te ne accorgerai. Ciao ragazzi, a presto. Un saluto. Grazie. Grazie a voi. Ciao a tutti. Ciao, grazie.